Mai dire 30 minuti di marketing. Il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande, far crescere il proprio business e vendere di più. Benvenuti in Mai dire 30 minuti di marketing. Sono Massimo Petrucci di 667.agency e dall'altra parte del microfono, come sempre, Giuseppe Franco. Eccomi come sono content marketing insieme a te per iniziare questa puntata che dove insomma nella prima abbiamo raccontato quanto sia superficiale accontentarsi di questi articoli già pronti per portare delle visite, ma abbiamo visto che ci sono delle cose fondamentali da vedere e che spesso tra l'altro vengono anche sottovalutate. Una prima cosa, e ti do subito la parola, che mi viene in mente oltre per i video tra un po', però penso anche a quella volta in cui ci sono delle persone che mentre stanno preparando i propri contenuti e stanno realizzando questi video, quello che è, si dimenticano non solo dei momenti ma anche della persona, e quindi per fare la gara, sai che questo qui è il mio vecchio cavallo di battaglia, per fare la gara con il concorrente si dimenticano invece del loro potenziale cliente, di chi è all'inizio. Cercano di essere complessi, difficili, alzare il livello, e lasciano fuori da questa ricerca le persone che invece hanno bisogno di conoscere proprio le notizie principali, fondamentali, quelle basiche. Vai. Comunque io prima di tutto vorrei tranquillizzare i nostri ascoltatori: nessuno ha bucato le ruote della mia stella, tutto bene. No, guarda, tu hai proprio ragione, e a volte io mi rendo conto anche quando faccio formazione che magari sto lì a preparare delle slide super complesse, poi mi rendo conto che la maggior parte delle persone si trovano a un livello molto basico. Ora, non è che questo vuol dire che le persone siano tra virgolette ignoranti, cioè nel senso che ignorano, ma a volte noi addetti ai lavori, ma anche imprenditori e persone che si trovano in quella situazione di voler trasmettere un concetto importante, pensano sempre di comunicare a un altro addetto ai lavori. Quindi non so, io sto lì a fare un webinar sul copywriting, la comunicazione persuasiva e così via, e penso che devo comunicare a un altro grande esperto di comunicazione, quindi penso che devo essere giudicato da un altro grande esperto di comunicazione, che devo soddisfare magari una sua esigenza conoscitiva, e quindi alzo moltissimo il livello della comunicazione. E questo è un errore, perché poi alla fine chi compra il prodotto è una persona che non è un esperto di comunicazione, è una persona che vuole capirne di comunicazione, vuole capire magari di web marketing, lead generation, ma non è un esperto. Quindi il tuo gergo, la tua comunicazione, il tuo livello deve diventare, come dire, deve essere più divulgativo, deve scendere di livello e deve essere più soddisfacente per queste persone. Questo vale anche nel content marketing, e poi lascio a te la parola, caro Giuseppe, perché c'è un approfondimento sui video che è molto interessante e vorrei che tu lo raccontassi ai nostri ascoltatori. Perché molto spesso sul content marketing si fa questo errore, cioè si alza tantissimo il livello tecnico. Perché si pensa di parlare al proprio competitor, si dice guarda quanto sono bravo, quanto sono intelligente, eccetera, e poi magari arriva una persona comune, si perde, cioè non riesce a seguire tutto il concetto, non riesce a capire il suo effettivo vantaggio, non riesce neanche a comprendere come risolvere il problema e l'esigenza, e passa al prossimo articolo scritto in maniera più semplice, più friendly, più amichevole, e magari compra anche da quell'altro che ha scritto un articolo molto molto semplice. Ma sui video, caro Giuseppe, qual è l'errore più che si commette più frequentemente proprio quando si parla di content marketing e video? Ma sui video la cosa che succede, che poi è la stessa quella che accade sui contenuti, oltre a fare la gara, a fare le cose più grandi come dicevi tu, insomma questa cosa che poi a me pesa tantissimo, una cosa che ripeto spesso, che è quello del fatto di attenzione, tu stai facendo dei contenuti, stai dimenticando delle persone che muovono i primi passi e fai la gara invece con il tuo concorrente. Sui video invece succede che per esempio uno fa un video, tra l'altro questa cosa lo accennavo, lo dico a chi ci segue anche sul canale Telegram, avevo dato già un assaggio di questa cosa, dove per esempio io vedo un video di un demo di un prodotto. Ok, il demo di un prodotto, uno dice ma no, senti quelli che fanno, si occupano di via, ma no, un demo di prodotto che schifo, non va bene, il demo non inizia così, non c'è un gancio, ci sono, vengono dette delle cose che tutto sommato sono sensate, perché adesso senza entrare proprio nel tecnico, se no poi la trasformazione del linguaggio la devi fare tu questa volta, Max, però è quello che succede, io devo preparare un inizio, un centro, una fine, come si imposta un video. Ma non è detto che il demo, come potrebbe essere qualsiasi altro video, non sia utile. Perché ha a che fare col momento. Allora, immagina tu che stai ascoltando in questo momento.
hai comprato, non so, un rasoio, ok? Quando tu hai comprato questo rasoio, volevi comprare questo rasoio, probabilmente hai capito che ci volevano, non lo so, uno spessore particolare, una distanza particolare delle lame. Avrei fatto una ricerca per trovare i rasoi, quindi avrei scritto qual è il miglior rasoio che funziona anche con Petrucci che non ha capelli, tipo la domanda poteva essere questa su Google, e quindi quello è un momento in cui ti trovi. Dopodiché sei arrivato con questo rasoio, però lo guardi questa cosa e dici: ma come funzionerà poi quando lo devo utilizzare con la mia barba? Quindi cerchi che cosa? Cerchi magari un video, e quel video cosa ti deve far vedere? Ti fa vedere magari una dimostrazione del prodotto. Quindi non deve essere quel video dove dice prodotto fantastico, no, perché tu in quel momento stai cercando un demo di quel video, di quel rasoio. Questo significa che non esiste in assoluto il video perfetto, esiste il video per il momento. Quindi quando uno dice, ti dice o hai fatto così, dice, no, sto demo non funziona sulla base di che cosa? In quale momento viene visto? Questo è il punto. E invece sai che cosa succede? Che come al solito si fa si decide una regola che vale per tutto, ma non è così, perché io in questo momento voglio ascoltare un video che mi parli della differenza di cuoio capelluto o della barba, e poi voglio sentire invece come funziona quel tipo di prodotto. Io concludo su questo. Ad esempio, una volta vivendo praticamente su YouTube, l'altro giorno su un prodotto, era un microfono, sai che io sono un pazzo di microfoni, e allora c'era praticamente questo, diceva unboxing, cioè praticamente far vedere che cosa c'è nella scatola. Allora questo qui che cos'è che fa? Fa vedere questo video, apre velocemente il microfono e poi apre la scatola, e quindi poi parla di come funziona il microfono e fa un test. Ora, quali sono stati i commenti più ricorrenti? Volevo vedere la scatola, volevo vedere l'unboxing, cioè volevo vedere di più sull'incarto, tu mi hai fatto vedere un secondo. E invece aveva fatto un grandissimo test sul microfono, paradossalmente aveva fatto un grande lavoro. Però in quel momento la persona che è arrivata lì, che stava cercando praticamente la scatola, ora non mi chiedere il perché una persona volesse vedere la scatola, però in quel momento voleva vedere quello. Lui ha dedicato un secondo, significa che quel video era fatto male? No, il video era fatto male? No, era sbagliato però in quel momento. È questo che dobbiamo ricordarci. Ma vedi, questo esempio apre uno scenario interessante, che è quello delle keywords, cioè delle parole chiave. Quando una persona commette l'errore di provare a inserire tutte le keywords possibili per cercare di uscire per qualsiasi cosa, no? Perché dice, ok, io esco per unbox, cioè in modo che quando poi qualcuno cerca come si apre una scatola mi trova, poi mi trova anche per test del microfono, poi mi trova anche per questo, mi trova anche per quest'altro. Però è un errore perché può essere anche, questo vale per i video ma vale anche per gli articoli, può essere anche che questa operazione ti generi più traffico, ma non è un traffico di qualità. Perché ti arriverà gente che non è pronta per quel contenuto, cioè non è in quella posizione, come dire, non è in quel momento, non è nel momento giusto per leggere quell'articolo. Perché se su quel video di cui ci hai parlato fossero arrivate persone interessate al test del microfono, perché erano un attimo prima dell'acquisto. Ma la cosa paradossale, scusami che ti interrompo, vai. La cosa paradossale, lo dico per chi non è tecnico di questa cosa, questo video sarebbe costato di meno in termini di tempo se fosse solo unboxing, cioè aprire la scatola, fare quel test con gli spettrometri, con le prove audio. È stata una cosa laboriosissima, pesantissima, capisci? Proprio questa è anche la cosa paradossale. Ed è un peccato perché magari lui si è posizionato magari il titolo era unbox, nome del microfono, e si è andato a posizionare per tutte quelle persone che erano nel momento di voglio vedere come si apre la scatola, poi non me ne frega niente magari del microfono e della parte tecnica, che sembra un'assurdità mentale, però noi viviamo in questo mondo qui, quindi magari erano semplicemente persone che volevano avere quell'emozione della scatola che si apre, come si apre la scatola, come è fatta la scatola e così via, ma non sono pronti per comprare il prodotto. Quindi è uno spreco, stai portando un pubblico che non è targettizzato, e questo ci porta proprio a capire i tre momenti fondamentali, che sono la consapevolezza, la valutazione e la decisione, che rispondono a tre domande diverse. Perché la consapevolezza, cioè ovvero quando una persona cerca informazioni e vuole saperne di più, tu con il tuo articolo, con il tuo contenuto, perché il content marketing non è soltanto l'articolo, il content marketing è anche un video, potrebbe essere qualunque cosa, ma potrebbe essere anche un webinar potenzialmente, cioè qualunque contenuto che va a risolvere una determinata esigenza.
Nella fase di consapevolezza, il tuo potenziale cliente sta informandosi, vuole saperne di più. Per cui il tuo contenuto deve rispondere a domande come cosa, perché, cioè perché sta accadendo questa cosa, cosa devo fare affinché, cioè queste sono le domande che deve, alle quali deve andare a rispondere il tuo contenuto. Poi c'è la fase di valutazione. Quindi la fase di valutazione, cosa succede? Succede che la persona ha chiarito qual è il problema, quindi lo ha chiaro, dice che okay, ho capito, no? L'altra volta abbiamo visto che c'è quell'insetto che mangia le foglie, ho capito che se le mie foglie sono bucherellate è a causa di quello strano insetto, allora a questo punto cerco una soluzione. E quindi il tuo contenuto deve rispondere a domande tipo come fare a debellare l'insetto che si mangia le foglie della mia pianta preferita, e quindi quella è la risposta, è la domanda che deve, alla quale deve rispondere il tuo contenuto. E alla fine ci sono i contenuti che vanno a soddisfare la fase decisionale. Perché? Perché ormai il tuo potenziale cliente conosce il problema, sa che esistono delle soluzioni, sa che esiste anche la tua soluzione. Quindi il tuo contenuto deve essere un contenuto orientato ai risultati, no? Dove vanno bene le testimonianze, ad esempio. Vedi, qui ci sono delle persone, che ci sta Maria, ci sta Daniela, ci sta Agata, che hanno risolto il loro problema della pianta mangiucchiata con questo, semplicemente in mezza giornata di applicazione hanno debellato l'insetto e ora le loro piante sono rigogliose, belle, profumate e colorate. Cioè questo è il meccanismo, cioè creare per ognuno di questi punti, consapevolezza, valutazione e decisione, dei contenuti. La difficoltà, e lascio a te la parola caro Giuseppe, la difficoltà, la vera sfida è che tu non sai il tuo potenziale cliente quando arriva su un contenuto in realtà a quale livello si trova, ed è questo il motivo per il quale poi ogni contenuto dovrebbe avere un link o qualche cosa per cercare poi di orientare nel migliore dei modi il tuo potenziale cliente nella giusta posizione, ovvero al giusto contenuto. Giuseppe. Allora, io posso condividere con te quello che faccio e che consiglio di solito, ma questo vale anche quando si parla in pubblico, perché noi stiamo parlando ad un gruppo di persone che ha un livello medio di conoscenza, per dire, e allora noi dobbiamo comunque considerare nel nostro dialogo, nella nostra comunicazione, dei collegamenti, cioè quando stiamo parlando, oppure un rimando, oppure pensare ad un approfondimento. Io in generale invece sui contenuti, o utilizzando dei software, che insomma adesso senza citare proprio i nomi dei software, però utilizzando dei software dove metto in ordine i contenuti, poi me li immagino come se fossero delle grandi mappe, che ci siano dei collegamenti tra di loro. Questo significa, come preparare la pasta, per esempio uno non sa che cos'è la pasta, ok, banalmente sintetizzo per capirci, allora come far bollire la pasta, ecco, facciamo così. Allora a quel punto io comincio a dire: benissimo, versiamo della pasta, cioè versiamo dell'acqua nella pentola eccetera eccetera, con della pasta di grano. Allora quella pasta di grano, personalmente faccio così: o considero due righe dove cito che cos'è questa pasta di grano, oppure, come dicevi anche tu, fare dei collegamenti subito. Ti interessa questo? Che cos'è? Approfondiscilo e cerca di fare in modo che questa rete che si crea, adesso io sto pensando ad un sito, non tanto ai contenuti, agli articoli scritti, fai in modo che questi collegamenti che fai rimangano sempre all'interno del tuo sito, perché sai, nel senso che poi delle volte si fanno dei collegamenti che vanno fuori, oppure che non riescono a tenere quel collegamento, nel senso che se io passo a questa pasta, vado all'articolo, vedo che cos'è la pasta di grano, però poi devo avere la pasta di grano, tornare dove ero prima e continuare. Quindi questo è un collegamento che si può fare, questo proprio dal punto di vista pratico. Non so se era questa proprio, io ti ho dato proprio le cose proprio da sporcarsi le mani, questo è quello che si fa di solito, e dobbiamo sempre considerarlo, perché poi alla base non dobbiamo dare nulla per scontato. Poi l'ultima cosa che aggiungo è questa: chiaramente ci sono delle chiavi intenzionali, cioè le domande che vengono fatte, se vogliamo tornare al SEO, quelle ci danno una mano, perché se io sto cercando che cos'è la pasta, chiaramente la risposta è che cos'è la pasta. Se invece dice a che punto, quanto devo tenere l'acqua la pasta a bollire, quello è un altro tipo di domanda, e quindi devo dare quella risposta con un articolo. Se io a quanto deve bollire la pasta rispondo con la pasta di grano è buona, eccetera, eccetera,
non sto rispondendo. Ecco, questo secondo me è dal punto di vista pratico quello che solitamente si potrebbe fare. Dimmi tu cosa ne pensi al riguardo. No, allora io ti dico come lavoriamo proprio qui in agenzia, no? Al di là dei software che sono chiaramente utilissimi e che utilizziamo e quindi sono d'accordo con te, ad esempio un software che noi utilizziamo non tanto per catalogare ma proprio nella fase iniziale è un software simpatico che si chiama Answered Public. Che probabilmente conoscerai sicuramente. Sì, perché quello ti dà tutte le tipologie di domande che cercano, esatto, su quell'argomento. Ti dà proprio chi, cosa, quando. Ad esempio, per un nostro cliente che si occupa di immobiliare, abbiamo proprio, io c'ho qui uno dei fogli stampati sotto mano, quindi posso proprio vedere, scritto, no, come vendere casa, che eravamo partiti da questo concetto proprio basic, no? Proprio semplice. E sta scritto cosa fare per vendere casa, cosa sapere per vendere casa. Queste praticamente sono le domande che più frequentemente si pongono le persone. E questo è molto utile perché partendo da questi concetti tu già puoi cominciare a creare dei contenuti interessanti, perché sono le cose che le persone in questo momento stanno cercando. Perché se answeredpublic.com, questo è il sito, puoi andare a vedere tu che ci stai ascoltando in questo momento, è carino. Se ti dice che c'è cosa fare per vendere casa, vuol dire che c'è un'esigenza, cioè che tante persone hanno un'esigenza di capire cosa fare per vendere casa, cosa sapere per vendere casa. Quindi ecco che già due contenuti interessanti da andare a creare. Come vendere un appartamento, come fare per vendere casa, che è simile a quegli altri, all'altro di cosa. Dove vendere casa, cioè dove andare magari a... E poi trovi tipo come togliere la muffa dall'appartamento, che tu dici, ma guarda, quindi tu non ti occupi di quello, però trovi anche queste cose collegate, connesse. Sì, perché poi ci sono i collegamenti, ad esempio ci sta senza, non so, come vendere senza agenzia, come vendere casa senza svendere. Questi sono tutti esempi proprio reali di persone che in questo momento... hanno come vendere casa senza estinguere il mutuo. Ecco, questo è sempre un articolo che noi abbiamo preso in considerazione. Ora noi che cosa facciamo? Raccogliamo quelli che sono i concetti che ci sembrano interessanti e chiaramente poi ci confrontiamo anche con il nostro cliente, che chiaramente il cliente è esperto, no, della situazione, quindi devi sempre fare un confronto. Poi abbiamo un'enorme lavagna e su questa lavagna cominciamo a mettere tutti i post-it. Mettiamo i post-it con i titoli che abbiamo individuato e poi tracciamo delle frecce col pennarello, diciamo ok, questo articolo si può collegare a quest'altro si può collegare a quell'altro e facciamo quello che viene chiamato praticamente il piano editoriale, cioè cerchiamo di avere la visione di tutti quelli che sono gli articoli che riguardano quel tema che stiamo trattando, perché se in questo momento noi stiamo creando una campagna per raccogliere magari persone che vogliono vendere casa o che stanno cercando un tipo di appartamento, qualunque sia la motivazione della campagna che stiamo andando a creare, noi dobbiamo andare poi anche a ideare tutta una serie di articoli che siano articoli e anche video che siano collegati a questo concetto. Quindi creiamo tutta questa infrastruttura di contenuti e cerchiamo di avere la visione globale, e quindi questa lavagna ci permette di avere la visione globale. Una volta che la lavagna, perché usiamo la lavagna e i post-it? Per un motivo molto semplice, perché è molto semplice staccare il post-it, spostarlo di posizione, cancellare una freccia, metterne un'altra e tutto. Quando l'abbiamo finito viene fatta una bella foto e poi viene trasformato, diciamo, via software in qualche cosa, insomma, che puoi far vedere al tuo cliente in maniera più... Tra l'altro è anche bello visivo, cioè avere i post-it davanti, spostarli anche a livello visivo ti aiuta. È molto visivo e ti aiuta, e questo ci permette quindi di andare a creare la strategia. Questo è un suggerimento veramente molto pratico che do a te che ci stai ascoltando in questo momento, cioè quando devi creare i tuoi piani editoriali non devi fare cose estremamente complicate, perché a volte uno pensa chissà che cosa devi andare a fare. La cosa importante è che devi stabilire lo scopo e l'obiettivo del tuo piano prima ancora di mettertelo a produrre, perché l'errore più grande che si fa nel content marketing è quello di stare lì intuitivamente e dire ok, ora oggi scrivo un articolo su questo, domani scrivo un articolo su quest'altra roba qua, e quindi tu ogni settimana, ogni 15 giorni, una volta al mese, cioè il tempo che vai lì e ti vai a scrivere il tuo articolo, scrivi un articolo in base a una sensazione, in base a come c'è voglia di andare a fare quella roba. Questo è il grande errore
che poi ti fa pubblicare magari ogni mese 4-5 articoli che alla fine non ti portano a nulla perché non c'è nessun legame tra loro. Invece il content marketing funziona quando è progettato a tavolino e stabilisci scopo e obiettivo molto prima, cioè lo devi stabilire a tavolino, ti devi sedere e stabilirlo. Per cui tu che cosa vuoi fare? Vuoi scrivere 10 articoli su come vendere una casa perché ti stai orientando a questo tipo di pubblico? Bene, hai individuato 10 articoli interessanti. Perfetto, mettiti su una bella lavagna, se non hai lavagna ti basta una scrivania e su questa scrivania ci vai a mettere i tuoi post-it e quindi li colleghi, oppure ti compri un bel foglio lì A0 o A4, cioè A3, quei labelli grandi, e cominci a farti il tuo bel piano. Dici ok, questa settimana parlo di questo argomento, poi parlo di quest'altro argomento, oppure li faccio uscire anche tutti assieme, cioè non puoi anche farli uscire tutti in una sola volta, li colleghi e a quel punto crei il tuo piano, perché magari poi hai bisogno di traffico e di questo ne parliamo la prossima settimana, perché una volta che tu hai creato tutti i tuoi contenuti è necessario far arrivare le persone su questi contenuti e non puoi semplicemente attendere che Google ti trovi, ti indicizzi, ti posizioni e poi per opera dello Spirito Santo arrivino le persone. Hai necessità che queste persone arrivino direttamente. Giuseppe, vuoi aggiungere qualcosa prima del tuo grande riepilogo? No, guarda, hai detto tutto. Pensavo anche al discorso del traffico, mi hai detto che ne parliamo la prossima settimana, quindi lo so che i tempi li tieni tu, quindi io sono pronto. Sì, ne parliamo la prossima settimana perché l'argomento è lungo, voglio parlare anche di due tipologie di strategie, cioè una strategia di lungo respiro e una strategia invece di breve respiro, cioè dedicata a un evento specifico, perché queste sono due tecniche molto importanti, soprattutto sul content marketing, perché il content marketing, ricordiamolo, serve a creare fiducia, serve a fare in modo che le persone che la percezione nei tuoi confronti di te come professionista o di te come azienda cresca di valore, cioè cresca il valore e la fiducia verso di te, cioè che il tuo potenziale cliente deve sentire che tu sei il professionista, sei l'esperto di quella soluzione, di quel settore, e quindi a un certo punto quando io avrò un problema capisco che tu hai la soluzione, so che tu sei l'esperto e quindi mi rivolgo a te. Questo è la cosa importante, a questo serve il content marketing, altrimenti non avrebbe grande senso. E detto questo, caro Giuseppe, io direi che qui ci sta bene un tuo veloce riepilogo di Giuseppe Franco. Velocissimo riepilogo, dopo aver appurato chiaramente che l'auto è intatta del nostro Petrucci, le auto, i copertoni sono tutti regolari, abbiamo iniziato questa puntata nel parlare di quella che si chiama momentum, il momento giusto, cioè i nostri contenuti arrivano nel momento giusto, abbiamo fatto dei calcoli affinché questo arrivi nel momento giusto. Che cosa significa? Che se io vendo un prodotto, classico esempio, per il mal di testa, ma lo do a una persona che sta passeggiando, si sta divertendo, non ha dolore, dici ma scusa, ma che me ne frega a me di questa cosa, cioè perché la devi dare a me in questo istante? Io stavo cercando qualcosa per divertirmi e tu mi porti il medicinale per il mal di testa. Per cui quello che abbiamo cercato di capire è andare ad individuare i contenuti cercando di rispondere alle richieste del nostro potenziale cliente, richieste che variano in base al momento, perché la stessa persona in momenti diversi potrebbe cercare delle risposte diverse. Da qui ci siamo poi collegati al fatto di come poter trovare degli spunti per poter scrivere, quali sono gli argomenti, eccetera. Abbiamo parlato anche di qualche software, torna indietro per riascoltarci qualora ti fosse sfuggito, e adesso invece andiamo verso quello che è come portiamo il traffico verso questi nostri contenuti. La risposta è la prossima settimana, caro mio. Esatto, nella prossima puntata parliamo proprio di questo, del traffico, e poi di una strategia in 8 passi per trasformare veramente in cliente. E detto questo, siate felici ovunque voi siate. Ciao! Ciao! Hai domande? Lascia un commento. Se poi ti è piaciuta questa puntata, scrivi pure la tua recensione a 5 stelle. La leggeremo la prossima settimana. Tutte le puntate di Mai Dire 30 Minuti di Marketing le puoi ascoltare su iTunes, Google Podcast, Spotify, YouTube e Spreaker. Inoltre, su 667.agency/podcast trovi i link a video, libri e a molte altre risorse.